Dal 26 al 28 agosto si sono svolti, come di consueto, negli ultimi anni all'Hotel Federico II di Ennabassa, gli esercizi spirituali per sposi e fidanzati. Dopo due anni di fermo per causa pandemia, la gioia di potersi rincontrare a sentire parlare i partecipanti è stata immensa. Va subito detto che gli esercizi spirituali dal 2004 sono ormai una costante nel programma pastorale del Vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, e sono curate dall'ufficio di pastorale familiare diretto dai coniugi Lia e Luigi Bellomo e che ha come assistente spirituale Padre Rino dell'ospedale Alonci e vice assistente Padre Maurizio Nicastro. Mi ricordo e ti penso, è il tema degli esercizi spirituali centrato sulla meditazione del Salmo 63, Salmo di Davide quando dimora nel deserto di Giuda. Dal pomeriggio di venerdì 26 agosto alla domenica 28 agosto è stato un alternarsi di lezioni del Vescovo Mario, di lodi, di adorazione eucaristica, con un crescendo di momenti di meditazione personale, di coppia e di gruppo che hanno arricchito di spiritualità tutti i partecipanti. Una tre giorni che ha permesso alle coppie di estraniarsi dai problemi della quotidianità e nel contempo di riscoprirsi alimentando il sacro fuoco dell'amore. Da sottolineare che un momento di gioia per tutti i presenti è stata la presenza dei tre novelli sacerdoti, padre Michele Giugno, padre Giuseppe Provenzano e padre Gianluca Tirrito, ordinati da Monsignor Russotto lo scorso 29 giugno. Insomma, insieme al Vescovo e ai già citati padre Rino e padre Maurizio, i tre giovani sacerdoti si sono dedicati per la prima volta alle confessioni delle coppie presenti. Un appuntamento dunque, quello della tre giorni, al Federico II di Enna, ormai consolidato, ed è pensabile che il Vescovo nei giorni a venire possa dedicarsi alla preparazione degli esercizi spirituali del prossimo anno. Sul mare, per mandare finalmente.